non mi riconosco in questo calcio. Questo calcio è poca roba in proporzione a quello che facevamo noi. Indossare la maglia del Torino voleva dire anche far parte di un gruppo riconosciuto quasi da tutti gli italiani come squadra più forte. Quando sono arrivato a Torino, che sono entrato in a Philadelphia dove loro giocavano, devo dire è stata un'emozione non forte, fortissima, una cosa imparagonabile, ecco. Per essere tifosi del Toro è una fede quella, non è... uno dice io sono tifoso di tutte le squadre d'Italia, del mondo, per quella del Toro no. Infatti se noi guardiamo non è una squadra che ha vinto un'esagerazione, però ha tantissimi tifosi, ma in tutta Italia. Devo dire che con grande soddisfazione ancora al giorno d'oggi quando ritorno mi fermano per strada in tantissimi. Ma se devo rimpiangere qualche cosa devo dire che per quello che ho fatto speravo di giocare di più in nazionale. Ecco. Lì è stato un derby, dopo 10 minuti nemmeno a centrocampo, su una palla alta, io sono saltato, Gaetano è arrivato in ritardo, mi ha dato una testata, mi ha piegato il naso. Mi ricordo che come ho aperto gli occhi dopo quel breve intervento che avevano fatto, c'era mia moglie Gaetano, quindi per dire che non era così cattiva il rapporto tra un giocatore di una squadra e quello di un altro, anzi per 90 minuti noi ci davamo botte da orbi, però una volta finito eravamo amici, magari si andava a mangiare assieme, si rideva, si scherzava. Visto come è partito quest'anno bisogna dire che è partito benissimo, non c'è niente da dire. Spero che lui riesca a mantenere questa mentalità anche dopo, perché non è come tanti pensano, io faccio un'annata bella, sono un fenomeno, no. Per essere fenomeni devi fare 4-5 anni a certi livelli, e fare 4-5 anni a certi livelli devi essere conscio di non montarti la testa. Lui in questo momento ha dimostrato di avere i piedi per terra, e con quello che sta facendo ai tifosi tutti dalla sua parte. I paragoni non mi sono mai piaciuti, non perché mi paragonano Belotti e io devo essere offeso, assolutamente no. Ognuno ha il suo modo di giocare, il suo modo di essere, poi assomigliare di più a uno o a un altro. Io ero più, come mi dice Eraldo, un animale d'area di rigore. Fa invece lui aiuta di più il centrocampo, torna molto. Tanto è qui vicino, quando va a casa a trovare i genitori può passare di qui, viene giù una mezz'oretta, chiacchieriamo come Giannoni ha fatto con me. A Cairo ha preso la situazione, lui è un imprenditore, del resto sta guadagnando, si sta comportando come un imprenditore, è vero. Diciamo se bisogna fargli un appunto, che dovrebbe probabilmente sforzarsi per creare una squadra che arrivi a toccare magari la Coppa. Diciamo che in questo momento forse l'Atalanta è quella che si attira di più, perché sta usando i suoi giovani, li sta mettendo in mostra, non ha paura di che qualcheduno giochi male, anzi fa. Infatti Gasperini sta facendo veramente molto bene con questa squadra. Un certo Nereo Rocco diceva che bisognava far giocare quelli che hanno fame, perché quelli con la pancia piena dormono. È il gioco del calcio questo, non è l'industria. Noi dobbiamo giocare, io cerco di trasmettere ai bambini tutto quello che mi hanno insegnato, perché non è giusto che lo tenga per me. E questo una volta che loro l'hanno imparato poi non lo dimenticheranno più di sicuro. E questa è per me una grossa soddisfazione.